Precipita la situazione in Honduras, il presidente del paese è stato arrestato poco fa dall'esercito, il fermo arriva proprio il giorno in cui si doveva svolgere un contestato referendum. Il presidente Manuel Zelaya aveva chiamato il paese a decidere se nel prossimo novembre si dovesse convocare o meno un'assemblea costituente in contemporanea alle elezioni già previste. L'ipotesi vedeva fortemente contrari i militari e buona parte dell'establishment del paese, mentre secondo i sondaggi era appoggiata dall'85% della popolazione. Il presidente è stato portato in una base militare vicino alla capitale, Tegucigalpa.